Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria vince Giordano, sarà lui il candidato sindaco dei pentastellati. Ma arrivano immediatamente le accuse di brogli, non è stato infatti reso noto il numero di partecipanti alle primarie per le comunali. Arresti e perquisizioni al nord, coinvolti diversi calabresi. L'attività svolta con la direzione della Procura di Brescia ha permesso di disarticolare un pericoloso gruppo criminale, sequestrando in Italia e dall'estero beni per oltre 5 milioni di euro. La Commissione straordinaria di Montebello Ionico tributa un riconoscimento all'Associazione Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, i cui volontari accolgono i pazienti oncologici dal nord Italia. Al via domani, la 4 giorni dedicata ai festeggiamenti dei Santissimi Cosma e Damiano a Masella di Montebello Ionico. Come ogni anno, celebrazione religiosa e festeggiamenti civili si intrecciano in onore dei due santi patroni. Oggi è mercoledì 24 settembre, bentrovati con l'informazione di TG Melito. Bene, bentrovati in questa nuova edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito con la cronaca, perché un incendio di vaste proporzioni ha interessato ieri le due città di Bovamarina e Condofuri, nell'area soprattutto della vallata della Mendolea. Diversi ettari di terreno bruciati ed una imponente colonna di fumo, visibile tra l'altro da diversi chilometri di distanza per lo spegnimento, ha interessato ben due aerei Canadair della Protezione Civile. Aerei che per diverse ore tra l'altro sono sfrecciati sulle due cittadine del Basso Ionio Reggino, ma non si sa per il momento se ci sono stati feriti o meno, comunque la situazione è stata riportata sotto controllo. Adesso siamo sempre nella Recanica, parliamo di cronaca, ma ci spostiamo a Montebello Ionico, perché ieri la Commissione straordinaria ha voluto tributare un'associazione, l'Associazione Amici dell'Oncologia, di un importante conferimento, ma vediamo il servizio. La Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Montebello Ionico, nella fattispecie dottore Muccio Giaccari Giliberto, ieri martedì 23 settembre presso la Delegazione Municipale di Saline Ioniche ha consegnato una targa ricordo alle volontarie dell'Associazione Amici dell'Oncologia di Alzano Lombardo, provincia di Bergamo, che questi giorni sono ospiti del nostro territorio. Si è giunti alla decisione di conferire tale riconoscimento dietro alla segnalazione di numerose famiglie della nostra comunità che da tempo hanno beneficiato dei loro servizi di volontariato. Il Comune con questa iniziativa desidera esprimere la gratitudine che la popolazione del nostro territorio ha verso tale associazione, attiva da parecchi anni presso i dei hospital oncologici di Alzano Lombardo, Piario e Seriate, dando senza scopo di lucro una calda accoglienza alle persone e alle loro famiglie che si trovano a dover affrontare l'impegnativo cammino delle cure oncologiche. L'obiettivo degli Amici dell'Oncologia è quello di contribuire all'umanizzazione dell'approccio oncologico offrendo un punto d'ascolto telefonico, gestendo una casa di accoglienza per i pazienti e i loro familiari e trasportando gratuitamente i pazienti oncologici dal domicilio alle strutture sanitarie. Questi servizi, svolti dall'associazione, che si avvale anche dell'opera delle due volontarie nostre ospiti, sono sicuramente di grande valore sociale, ma ancor più ci toccano perché molte persone del nostro comune ne usufruiscono da anni con grandi benefici sulla loro salute fisica e morale. Reggio Calabria, nella mattinata di oggi al porto è attraccata la nave militare San Giusto con a bordo ben 774 migranti, di cui 649 uomini, 41 donne ed 84 minori, di asserita nazionalità medio orientale dell'Africa centro-occidentale e settentrionale. Nella circostanza la prefettura di Reggio Calabria ha attivato nel pomeriggio di ieri le procedure per il primo soccorso e l'accoglienza con i rappresentanti del comune capoluogo della provincia e delle forze di polizia, tra cui i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, ovviamente carabinieri, polizia di Stato e così via. Adesso passiamo alla politica, perché a Reggio Calabria il Movimento 5 Stelle sceglie chi sarà il suo candidato alle elezioni comunali e vince il melitese Vincenzo Giordano, 44enne, nel movimento fondato da Beppe Grillo, infatti comunque dopo un anno di diffide, espulsioni, abbandoni e liti tra i 5 meetup della città dello Stretto, il vincitore della selezione online è stato reso noto, ma il numero dei partecipanti alle comunali e alle primarie invece no.
e il criterio scelto è destinato comunque a provocare nuove polemiche. Infatti già le cose non andavano bene in precedenza, come abbiamo detto, e nel corso dell'ultimo anno, tra segnalazioni diffide, il movimento aveva iniziato a perdere diversi pezzi. Al momento di decidere chi li avrebbe portati all'assalto del comune capoluogo sciolto per infiltrazioni mafiose, ad ottobre del 2012 si è arrivati alla resa dei conti con il risultato di 3 candidati e 3 liste diverse ed opposte per la scelta, come dicevamo, del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, dei pentastellati, arrivando poi alla selezione e alla vittoria del melitese d'origine Vincenzo Giordano. Rimaniamo sempre in tema politica, ma ci spostiamo alle regionali. Arriva un sondaggio commissionato dal Partito Democratico alla SVG. Gianluca Callipo potrebbe ottenere l'incarico di rappresentare il centrosinistra come candidato alla presidenza della regione. Il 40-44% degli elettori infatti gli tributa fiducia, mentre tra il 30 e il 34% quelli che la tributano a Mario Oliviero e il 24-28% Gianni Speranza. Dati invece in controtendenza rispetto a questi che vi ho appena letto, quelli che sono stati emessi, che sono stati pubblicati qualche giorno fa, in cui parlavano invece di Mario Oliviero in testa con delle cifre abbastanza simili, e al posto di Oliviero in questo sondaggio c'era Gianluca Callipo, mentre per l'appunto l'ultimo sondaggio, lo ricordiamo, l'abbiamo appena detto, vede in testa Gianluca Callipo alla selezione alle primarie per l'elezione, scusatemi, del presidente della regione Calabria, comunque del candidato del centro-sinistra. E rimaniamo sempre in tema politica nel Consiglio regionale della Calabria, perché arriva finalmente dopo 7 anni una decisione molto importante. Infatti è stato revocato il vitalizio a Giuseppe Tursi Prato. La decisione, a causa di ritardi nella comunicazione interna, arriva, dicevamo, dopo 7 anni dalla sentenza di condanna definitiva patita dal politico nel 2007. Politico Giuseppe Tursi Prato, che dal 2007 ad oggi, quindi per 7 lunghi anni, ha ricevuto comunque il vitalizio e lo stipendio, tributato agli onorevoli, cosiddetti ai consiglieri regionali. Comunque la Regione Calabria fa sapere che è già stata attivata la procedura di recupero crediti nei confronti dell'onorevole, perché questo vitalizio ovviamente non era dovuto e quindi i soldi dovranno essere rimborsati. Fanno sapere comunque dall'ufficio stampa della Regione che in via cautelativa era già stata sospesa con determina dirigenziale la tributazione del vitalizio già dal maggio di quest'anno, del 2014. La stessa decisione che è stata presa per Giuseppe Tursi Prato è stata presa anche per gli ex onorevoli calabresi Domenico Crea e Vincenzo Sculco. E adesso cambiamo decisamente tenore di notizia, perché ci sono stati diversi arresti e perquisizioni al nord Italia, coinvolti numerosi calabresi. L'attività svolta con la direzione della Procura di Brescia ha permesso di disarticolare un pericoloso gruppo criminale, sequestrando, come avete sentito nei titoli, in Italia e dall'estero, denaro, società, beni mobili ed immobili per oltre 5 milioni di euro. Ma vediamo i dettagli in questo servizio. I carabinieri e i militari della Guardia di Finanza di Brescia stanno eseguendo in Lombardia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni e sequestri nei confronti di persone per la maggior parte di origine calabrese, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, truffa, usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto abusivo di armi. L'attività svolta con la direzione della Procura di Brescia ha permesso di disarticolare un pericoloso gruppo criminale sequestrando in Italia e all'estero denaro, società, beni mobili e immobili per oltre 5 milioni di euro, volti a compensare tra l'altro il danno erariale causato. Al termine dell'attività investigativa, le forze dell'ordine hanno arrestato 14 persone, 8 in carcere e 6 poste agli arresti domiciliari. Si tratta di cittadini italiani residenti prevalentemente nel Bresciano e notoriamente vicino ad ambienti di stampo mafioso, dediti alla gestione di aziende operanti nel settore edile, che nel periodo preso in considerazione avrebbero consentito agli amministratori di fatto di accumulare ingenti disponibilità finanziarie tramite condotte usuraie ed estorsive ai danni di imprenditori lombardi operanti nel settore edile.
Il gruppo aveva la disponibilità di numerose armi da fuoco, utilizzate per la riscossione violenta dei crediti maturati nei confronti degli imprenditori usurati. Grazie al sistematico ricorso a minacce e vari atti intimidatori, come danneggiamenti ed esplosioni notturne di colpi di arma da fuoco all'indirizzo di uffici o esercizi pubblici. Nel corso dell'indagine sono stati posti sotto sequestro beni per 5 milioni di euro. E non è l'unica operazione di cui vi dobbiamo parlare, infatti la Guardia di Finanza di Reggio Calabria e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato nel porto gioiese, nel porto di Gioia Tauro, 111 kg di cocaina purissima. La droga era nascosta in un container proveniente dal Brasile che trasportava un carico di legname e, se immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare, pensate, ben 22 milioni di euro. E a Bovalino altri sequestri della Guardia di Finanza, sarebbero tutti riconducibili infatti ad un 62enne pregiudicato calabrese trapiantato a Torino. I 14 immobili del valore complessivo di 4 milioni di euro sequestrati nella città di Bovalino, nella Locride, dalla Guardia di Finanza del capoluogo piemontese. L'uomo, ritenuto membro della locale cosca Natile di Careri e già condannato per associazione mafiosa, era stato arrestato nel maggio scorso dopo aver ottenuto illecitamente la revoca della sorveglianza speciale. Bene, adesso siamo nell'area grecanica e cambiamo argomento, perché al via da domani, giovedì 25 settembre, i festeggiamenti in onore dei santissimi Cosma e Damiano. Abbiamo sentito il parroco Don Giovanni Gattuso, sacerdote della parrocchia di Masella e Montebello Ionico. Vediamo l'intervista. Ci troviamo a Masella con Don Giovanni Gattuso, parroco della chiesa di Santi Cosme e Damiano. Si sta preparando i festeggiamenti appunto per festeggiare appunto i Santi Cosme e Damiano. Ci vuole spiegare il programma sia religioso che civile? Sì. La comunità di Masella è in festa proprio perché festeggiamo i patroni di Masella. Per quanto riguarda i festeggiamenti civili, posso dire che avremo quattro serate. Avremo giovedì sera la serata di un salone poetico con tanti poeti che verranno a raccontarci la poesia in vernacolo. Venerdì sera invece avremo una serata di karaoke, musica, animazione, balli e anche col famoso organetto e tamburello, perché qui la gente è molto legata alle tradizioni. Sabato sera avremo un musical sui Promessi Sposa, dei Promessi Sposi, del gruppo teatrale Grangia di Arangea, e poi concluderemo domenica sera con una grande festa con la Sagra della Guastedda, un prodotto tipico di questo luogo, e in più una serata di musica etnica con Alma Greca. E poi concluderemo verso mezzanotte con i tanto aspettati fuochi d'artificio e a ballata Ruscecco. Questa chiesa si è costruita negli ultimi anni e si è inaugurata nel 1998. Qui ancora è rimasto l'edificio della vecchia chiesa, che non è di proprietà della parrocchia o della curia, bensì dell'ASPI, dell'azienda sanitaria provinciale. Allora, tanti anni fa, negli anni 50, c'era un piccolo ospedale. Poi la parrocchia fece richiesta di avere dei locali per la chiesa e così avvenne. L'ASPI diede in comodato gratuito quei locali, che poi furono adibiti a piccola chiesa. Certamente rimane il ricordo, la gente ancora è affezionata e legata a quella piccola chiesa, che anche se oggi è chiusa, però la gente ricorda, fa memoria storica di tutti i bei momenti che hanno vissuto anche insieme ai parroci che si sono susseguiti nel tempo. Oggi la gente è contenta perché si ritrova una nuova chiesa, anche se abbiamo tanti lavori da fare, però non ci scoraggiamo, perché il Signore non ci fa mancare la sua provvidenza. E poi la gente, devo dire, è molto semplice, molto buona e contribuisce al mantenimento della propria parrocchia. Una breve di sport: questa sera la Regina in campo al Granillo sfiderà il Barletta. Sono 18 i convocati da mister Ciccio Cozza. Non c'è però grande assente l'attaccante Davide Di Michele, che resterà fermo un mese a causa di un problema al ginocchio. Una notizia comunque pessima per il CT Ciccio Cozza, che dopo due sconfitte contava proprio sul suo bomber per invertire la rotta e quindi auspicare ad una vittoria. È una vittoria che speriamo tutti quanti. Bene, noi abbiamo concluso, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che tutti i nostri servizi, le repliche dei nostri telegiornali e della nostra programmazione la potete trovare on demand online su YouTube, sul nostro canale Telemelito. Grazie per averci seguito ed un buon proseguimento di giornata.